start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Wandering Village, un gioco davvero molto particolare, molto carino, seppur non originale, magari nelle meccaniche, ma nasconde alcune cose davvero interessanti. La cosa molto carina invece, gli sviluppatori. Bellissima l'idea di mettere una foto all'inizio dove si presentano, loro sono gli Stray Phone Studio, un team indipendente svizzero, quindi questo è un indie puro. Come avete visto dal messaggio precedente è in NDA, quindi non può essere pubblicato, infatti lo vedrete dopo il 10 di settembre, che è la data ultima. Voglio riprendere la mia partita perché vi voglio spiegare un attimino le basi di questo gioco. Non mi perderò in chiacchiere, ma vi spiegherò quello che ha da offrire il gioco. Intanto è una gestione, è un gestionale, gestite un villaggio e la cosa bellissima è la grafica. Guardate, tutta in 2D, completamente in 2D. Ovviamente tenete conto che il 2D ha i suoi difetti, ad esempio tutto quello che c'è dietro, tipo la strada qua dietro, non la si può far passare perché questo non ha possibilità di, diciamo, di essere oltrepassato dietro, quindi la prospettiva resta anche bloccante per quello che passa dietro. Questa è l'unica nota. Vi faccio vedere velocemente le risorse che ho. Ho le bacche, ho la barbabietola, ho le zuppe, i musili di zuppa, il legno, le assi, la pietra, le lastre di pietra e l'acqua. Abbiamo la ricerca. La ricerca ci permette di andare a ricercare varie cose mettendo due o meno villici a ricercare, sbloccando riguardo a villaggio, risorse o onbu. Allora, io adesso sto ricercando il medico del villaggio perché mi ha chiesto la quest. Seguiremo un pochino il tutorial. L'ho già fatto, ma in realtà non ho salvato, quindi ve lo faccio vedere nuovamente. Acceleriamo il tempo. Intanto vi faccio vedere gli edifici che si possono fare, così velocizziamo un po' il tempo. Qua abbiamo le strade, le tende, che occupano due villici l'una, quindi possiamo dare riposo a tutte. Postazione laboratorio è questo, e distribuisce quelli che sono i lavoratori generici. Cioè nel villaggio ogni edificio che mettiamo possiamo mettergli da 1 a 3 o meno, insomma dipende dall'edificio. Tutti quelli che restano in giro potete categorizzarli mettendoli come generali, oppure costruttori, corrieri, contadini o appunto, come ho detto, laboratori che fanno un po' di tutto. L'edificio di ricerca è questo e ci manda a fare la ricerca che vi ho mostrato prima. Abbiamo poi, vabbè, il deposito dei materiali, il serbatoio d'acqua e la dispensa per mettere cibo, acqua e legno, pietra e minerali vari. Abbiamo il cibo, quindi il condensatore d'aria che prende l'acqua. Raccoglitore di bacche, sono i nostri villici che girano costantemente a raccogliere le bacche da questi cespugli. La fattoria, che possiamo andare a posizionargli dei campi, in questo caso vedete posso andare a piazzarne ulteriormente e loro li vanno a piantare, e la cucina, che è il primo frutto della mia ricerca, e qua praticamente va a raffinare quello che abbiamo. In questo caso abbiamo le bacche, ma potrei anche andare sulle zuppe e quindi cambiargli la ricetta e fargli produrre altro cibo. Qua non ho ancora nulla. Qua abbiamo il falegname, il tagliapietre qui e qui. Quindi raffinano il legno, i tronchi in assi e le pietre in lastre di pietra che vedete qua in alto. Qua sotto abbiamo poi il micologo per i funghi e qua l'erborista. L'erborista io l'ho già messo qui, lo metto, posso mettere anche dei campi, glieli metto così l'erborista, che ce n'è uno solo, si metterà a produrre erbe che probabilmente serviranno poi al medico. Ma che cos'è Onbu? Beh, Onbu, lo vedete qua, la salute di Onbu. Beh, la cosa incredibile è questa. Noi stiamo vagando sul dorso di uno strano animale mitologico. Ma non è finita, perché Onbu cammina costantemente, va avanti di continuo, cammina. Noi arriviamo in nuovi luoghi e possiamo decidere con l'edificio giusto di mandarci qualcuno. Oppure, se raggiungiamo un bivio, possiamo consigliare a Onbu dove girare, ma ovviamente lui farà sempre tutto di testa sua. Dobbiamo però guadagnarci la sua fiducia. Infatti, qua ci sono delle piante che possono essere raccolte, ma ridurremo la fiducia di Onbu. Onbu, tra l'altro, avrà possibilità di avvelenarsi,
di affamarsi e poi di dormire, insomma aveva bisogno di dormire. Bellissimo sopra perché si vede proprio tutto in tempo reale quello che succede, quindi non ci sono cose strane. Abbiamo completato la ricerca, io cerco già la capanna di perlustratore per portarmi avanti. Costruiamo il medico del villaggio. Il medico del villaggio dovrebbe essere qua. Lo metto magari qua vicino, non vicino a questo che me lo distrugge. Qua mi chiede 10 assi di legno e 10 di pietra. 10 di assi di pietra, cioè 10 cose di pietra li abbiamo. Li abbiamo, ma con questo tasto possiamo selezionare solo un tipo o tutti. Andiamo a raccogliere le cose che andiamo a selezionare. Vedete che c'è quel palloncino, quindi sta a significare che i nostri villici andranno a raccoglierli. Io seleziono tutto, magari faccio abbattere anche un alberello, questo, giusto per farvelo vedere. Sto andando velocizzato perché... così facciamo prima. Questo c'è è un albero, ma madre grande, ce ne sono altri qua. Non li ho mai visti, cioè non c'erano inizio partita, sono cresciuti dopo, li lascio crescere, che magari potranno essere utile. Ora il tutorial ci dice disattiva il medico del villaggio, perché non ci serve, lo togliamo, non abbiamo nessuno di malato. Comunque, nemici io non credo ce ne saranno, ma si parla più di malattie e biomi che raggiungeremo grazie al nostro fido Onbu. Infatti l'Ombu, quando lui si siede, ci sono delle zone, adesso si sta alzando, ci sono delle zone in cui lui può dormire, ma ogni bioma può avere al suolo del veleno o l'aria avvelenata e il suolo no, quindi lui quando si abbasserà per dormire si guarirà, ma rialzandosi per riprendere a camminare potrebbe insomma ammalarsi, e sarà nostra cura poi andare a curarlo, perché noi siamo appunto su di lui. Infatti qua vedete il corno guida, abbiamo la possibilità appunto di dargli comando, il medico di Onbu, la possibilità di comando di mangiare, accarezzare, ma tra l'altro nel villaggio possiamo andare anche a estrarre la bile dalla cestifella di Onbu, la compostiera, cioè prendere il raccoglitore di letame, raccogliamo il letame che fa il nostro Onbu, il nostro carissimo Onbu che adesso si è rimesso in viaggio. Guardate che bello, si vede tutto ondeggiare perché stiamo camminando. E così via. Allora, 67%. Adesso vorrei velocizzare un pochino la ricerca, perché almeno vi faccio vedere. Intanto cibo ne stiamo producendo, quindi anche le erbe ne stiamo producendo. Vedete che qua le raccoglie, le mette all'interno. Adesso all'interno ho messo solo acqua. Le erbe saranno usate dal medico del villaggio e ne avremo bisogno, credo, più avanti. Qua intanto vedete che ci sono un sacco di altre, qua potete raccogliere legname, qui ci sono sopravvissuti avanzi di cibo, piuttosto che santuari ci sono conoscenze, e conoscenza ci velocizzano la ricerca, perché appunto dobbiamo produrre conoscenza, e se una conoscenza la troviamo già in una spedizione, in tal caso possiamo sbloccare istantaneamente una tecnologia. Comunque, la cosa bella è che la capanna dei perlustratori, adesso la abbiamo ricercata, la costruiremo, faccio... adesso non so cosa fare, quindi aspetto, la dobbiamo costruire. Ma dicevo, la cosa bella è che la capanna... vedete che la trovo prima. La capanna dei perlustratori la potete mettere solo sul bordo, perché ovviamente devono poter vedere giù, quindi io metterei qui. Per costruirla ci richiede 10 e 10, 10 lastre e 10 assi, quindi le abbiamo, quindi le porteranno su in tempi brevi. Che bello, che bello, che bello. Vado fino al bordo, posso vedere giù. Se non è una grande zona, così sembrerebbe. Possiamo vederla da andando indietro del tutto. Vorrei mandarlo a un santuario adesso, prendere un po' di conoscenza. Adesso intanto l'abbiamo costruita, infatti adesso l'ultimo è qui che lavora. Ed eccola qua. Ora possiamo aprire la mappa e mandare qualcuno in esplorazione. Lo mandiamo qua, in via squadra, un giorno e 5 ore, perché è molto lontana. Potremmo mandarla qui. Ormai l'abbiamo mandata là. Vedete che sale.
Ok, stiamo riportando indietro tutto. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo ricercare per portarci un pochino avanti. Magazzino, capanna, decontaminatore. Qua non abbiamo ancora niente. Il corno guida potrebbe essere interessante farlo, però beh, tanto recuperiamo quello che dobbiamo recuperare. Tanto aspettiamo e vediamo che stiamo andando anche abbastanza bene. Quindi rimaniamo in attesa un attimo che finisca la ricerca. Ed ecco che abbiamo completato la ricerca. Il nostro Ombu intanto ha scelto di andare in su e va bene. Qua ci sono dei nomadi avvelenati, quindi vedremo di risolvere a breve la cosa. Adesso il tutorial non ci sta dando più nessuna indicazione, comunque abbiamo una ricerca, quindi va bene così. Secondo me questi qui li potremo tirare su. Abbiamo completato la ricerca, appunto abbiamo uno di conoscenza, uno, vedete, possiamo ricercare credo istantaneamente uno di questi. Quindi io prenderei, non lo so, piantagioni di pomodori. Vabbè, però è strano che non me lo faccia fare. Comunque va bene, tanto andiamo avanti e vediamo cosa succede. Possiamo mandarne ancora, in effetti, quindi andiamo indietro. Tipo, questo è un luogo dove lui può dormire. Li mandiamo magari a recuperare, che ci manca un po' la pietra. Qua ci chiede un giorno e 4 ore, ma li mando, dai, tanto va bene così. Vedete che intanto è tutto. Sono tutti al lavoro. Ok, stiamo arrivando al luogo del riposo. Ok, abbiamo un evento. L'evento è qui. L'evento è questo. Gruppo di nomadi in cerca di una nuova casa. Alcuni di loro sono avvelenati e moriranno presto. Li accolgo subito. Ho 2 persone avvelenate e 2 in salute. Ora, all'interno del villaggio, metto in pausa, riattivo subito il medico. Con 2-3 medici abbiamo le erbe e li mandiamo subito a curarsi. Si vedono subito quelli malati perché dovrebbero avere sulla testa un simbolino malato. Sì, eccolo lì, quello malato è questo. Vedete che trema? Che finezza. Ok, ora dobbiamo attivare il medico, curare tutti gli abitanti. Perfetto. Ottiene il numero di abitanti pari a 20, il 100% di felicità, ci manca pochissimo. Abbiamo 20 abitanti, 23, quindi dobbiamo fare un paio di tende. Le piazzo subito. E qua dice che manca legno. In effetti, quindi andiamo a tagliare la legna. Una. E facciamo anche questi, senza toccare ovviamente le piante di Ombu. Ombu, tra l'altro, ci sono degli status qua in alto, vedete, aria fresca e aria fresca priva di tossine, quindi lui si può riposare tranquillamente al suolo. Anzi, adesso si è svegliato ed è pronto a ripartire. L'abbiamo punto di ristoro, quindi potrà mangiare. Quindi potremmo anche, beh, si rifornirà da solo. Noi potremmo, andando avanti col gioco, aiutarlo di fino, aiutandolo qua, insomma, da dove si trova ora. Devo ottenere il 100% di felicità, ho curato gli abitanti, però devo portarli a 100, quindi probabilmente portarli a 100 significa fargli, infatti, 99% di felicità, gli facciamo anche l'ultima casetta. Quindi gli do un po' di priorità anche a questa. Ok, priorità massima. Così me la costruiscono. E così completiamo anche questa cosa. Perfetto. 98 però abbiamo adesso. Dovremmo forse estendere ancora un po' i campi. Facciamo le strade. E le strade sono sintomo di felicità. Chi lo sa?
No, 97. Non stiamo andando qua. Non c'è niente da lavorare. Pure la pietra l'hanno portata, quindi e raccogliere pietre. Da quanto siete? Ok. Beh ragazzi, questo era The Wandering Village. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!